Stavo riflettendo su un dettaglio interessantissimo. Io almeno una giornata di merda all'anno la devo vivere, perché altrimenti non sono contento. Però partiamo da lontano e partiamo un attimino dal contestualizzare il tutto, perché per chi non lo sapesse, per chi non mi seguisse da tanto tempo, io ho iniziato questa serie che credo... Serie è un parolone, cioè in realtà credo sia l'unica serie involontaria di YouTube che ha cadenza annuale. La cosa bella è che essendo il 2019, no, quindi nuovo anno, si è verificato tutto nell'arco di 24 ore. Quindi è partito ieri sera. Adesso contestualizziamo il tutto, io ho rimesso il telefono in carica perché tra l'altro si è spento, adesso vi racconto tutto. Sono le 22:46, 7 maggio, ok? 7 maggio, giorno molto bello, carino. E sono appena rientrato a casa. Da ieri alle 5, ma questa è un'altra storia. Allora, tutto iniziò ieri sera, quando in teoria io, il papà della mia fidanzata, altri amici, parenti, eccetera, dovevamo giocare a calciotto. Il problema in realtà non si dovrebbe porre. Io molti giorni prima avevo chiamato per prenotare il calciotto, e sottolineo questa parola. Noi arriviamo belli, fieri e carichi per la partita, andiamo dal tizio del campo e non appena lo informo del fatto che appunto avevamo il campo da calciotto alle 20, la sua risposta è: sì, ok, alle 20, ma calcetto. Io me lo guardo e faccio: no, sì, è calciotto. Andiamo avanti così per 5 minuti, ma io ero convintissimo che stesse scherzando, perché scusa, buon uomo, se ti chiamo, prenoto il calciotto e tu mi dici ok, calciotto, e è evidente che poi c'è cioè, non perché che cosa, no? Ok? No, beh. Peccato che c'era stata una piccola incomprensione, proprio piccolissima, tra lui e un suo collega, e quindi davvero ci hanno riservato il campo da calcetto. E non solo, perché voi a questo punto potete anche dire: vabbè, che ci vuole? Fate in 2 minuti, andate a giocare a calciotto, se ti piacerebbe. Hanno occupato gli unici due campi da calciotto perché aveva prenotato altra gente, giustamente, lunedì sera 20:21. E quindi l'idea brillante, che non viene nemmeno a lui che aveva fatto la cazzata, ma viene al papà della mia fidanzata, è quella: vabbè, ok, dacci il campo a 11, giochiamo a campo ridotto. Al massimo faccio uno sconticino, ecco. E così è stato. Quindi giochiamo questa partita, che poi purtroppo è finita 4-3 per la squadra del papà della mia ragazza, nonostante una mia doppietta, ma questa è un'altra storia. Sul 2-2 di questa partita succede la seconda cosa molto strana, divertente, ma non molto dolorosa in quel caso, della giornata. Molti di voi mi conoscono perché sono uno che si fa male facilmente quando gioca a pallone in particolare. Ecco, in realtà io vorrei sfatare questo tabù perché non è vero. Però, ecco, stona un pochino il fatto che io abbia appena detto che non è vero. Ieri sera, sul 2-2, ribadisco, della partita, pallone in area, io vado a prendere posizione per andarci di testa con un avversario che è dietro di me. Nel tentativo di prendere posizione per staccare, lui probabilmente voleva fare la stessa cosa, mi arriva una botta, io non so se è una ginocchiata, una gomitata, una... Non voglio pensare ad altre cose dure perché sennò comincio a dubitare della sua eterosessualità. Mi arriva una botta clamorosa sull'osso sacro. Adesso io mi credo, immagino che tutti sappiate che cos'è l'osso sacro. Non so se tutti conoscete il dolore che si prova quando viene colpito quest'osso, che per farvi capire è un ossicino piccolo piccolo che se si rompe vi procura una paralisi totale. Ovviamente non ho rischiato nulla di tutto ciò, sia chiaro. Però una botta bella forte, che mi ha fatto vedere un attimino le stelle, quindi io dal 2 a 2 in poi ho giocato la partita che cioè non è che soppicavo, però sembrava che l'avessi appena preso esattamente, perché facevo fatica veramente a correre, c'era un dolore allucinante. Tra l'altro, quando è così, il giorno dopo ti fa anche peggio, cioè mi fa più male. Fortunatamente non è stato il caso, un po' mi è passato, ma è sempre abbastanza fastidioso tuttora. Dopo questa partita, io vado a dormire a casa di mio cugino, il buon Alessio Puntobarso. E perché non torno a casa mia? Perché stamattina il buon Alessio Puntobarso aveva l'esame della patente. Ragazzi, buongiorno. Sono le 8 di mattina, quasi le 9 in realtà. Quest'uomo ha l'esame teorico della patente. Secondo voi lo passa o non lo passa? Ecco. Lui è un po' teso, no? No, 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 è tranquillissimo. Peraltro, manco l'ha passato. Le buone notizie aumentano. Però ci può stare gli esami. Anzi, fatemi sapere se voi avete già preso la patente. Ecco, tra parentesi, io no. Anch'io, peraltro, sono stato bocciato all'esame teorico, quindi lasciamo perdere. La caratteristica di questa giornata, che poi appunto si è spostata da un primo assaggino ieri sera a poi tutto oggi, è i mezzi.
Ecco, cioè, prendete la caratteristica di tutti i video che ho fatto, gli spostamenti. Morale della favola, sbrigate a pia sta patente, cioè, c'hai quasi 20 anni, sarebbe anche ora, no? Infatti, stamattina, dopo aver assistito all'esame teorico, appunto, della patente di Ale, sarei dovuto tornare a casa, o quantomeno far passare del tempo, perché poi oggi, come ogni martedì, altra caratteristica che ci sta sempre, se voi ci fate caso, in ogni giornata di merda, c'è una caratteristica, una cosa, la radio. Anche oggi c'era la radio perché, come ogni martedì, appunto, avevo puntata con Roma Crew. E io solitamente vado sempre in radio con Pablo Giacalosso, che gentilmente mi dà sempre passaggi. D'accordo di solito a vederci in zona da lui, lui mi prende, andiamo insieme. La fortuna oggi, in particolar modo, è che comunque lui abita nella stessa zona della mia fidanzata. E quindi una piccola nota, forse l'unica positiva di questa giornata, è stato il fatto che almeno mi sia visto con lei. Ah, in tutto questo stavo ancora con la borsa che avete visto all'inizio video. Dentro c'è la roba, il cambio da ieri a oggi, la roba da calcetto sporca, tra l'altro, scarpini, mica scarpini, roba bagnata, insomma, pesa, ho la spalla in fuorigioco e basta, cioè giravo così. Detto questo, è proprio quando tu pensi, vabbè, dai, ma che ne può succedere peggio di così? Ormai è stata un po' una rogna, però adesso andiamo a fare puntata. Ecco, al peggio non c'è mai fine. Noi arriviamo alle 17:30, la puntata iniziava alle 18. Alle 17:30 arriviamo davanti allo studio di Ho un'idea, appunto, del maestro Itonio, ed era chiuso. E a me sta cosa già mi puzzava, perché dico, lo studio del maestro che è chiuso di martedì a quest'ora, è strano che il maestro non ci sia. Però vabbè, mancava Rudy Slatan, ho pensato, le chiavi ce l'avrà lui. Peccato che non era lui ad avere le chiavi, ma il maestro Itonio, che si era capito malissimo con PF, il nostro direttore, e ci stava praticamente lasciando fuori. Quindi la sua dolce metà è gentilmente venuta a portarci le chiavi. Siamo entrati in fretta e furia, abbiamo iniziato la puntata, che peraltro è stata anche molto piacevole. Ci sono tante cose da dire anche di Sì, questa ma sono stagione. d'accordo con quello che adesso tu dirai. Però so. Che ragionamento è? Ma sì, ma già so quello che dice. Fino alle 19:30, quando appunto si è conclusa anche quella di questa settimana. Però a questo punto che cosa succede? La giornata è finita, Fede, adesso devi tornare a casa. E sarebbe scomodo farti notare che tua madre questa sera è a teatro per lavoro e tuo padre non è a Roma. Sarebbe scomodo perché tu, per tornare a casa senza passaggi, dovresti arrivare ad una fermata del treno, scendere e prendere uno degli autobus più odiosi della storia, lo 036. Colui che, se tu cerchi sul sito dell'ATAC, tu che stai guardando il video, cerchi l'autobus, non lo trovi, cioè ti dà nessun autobus, anche se è in arrivo tra 3 minuti, non te lo dice. E quindi già questo mi fa molto innervosire. E poi, una volta sceso dall'autobus, per arrivare a casa mia, perché la fermata più vicina è proprio lì, devo camminare 40 minuti. Ok, voi direte, ma è possibile, c'è una fermata più... No, non c'è, non c'è. È inutile che state a pensare, sono 4 anni che più 0,36, fidate, non è proprio bello. Mi metto quasi l'anima in pace, provo a sperare che Pablo Giallorosso mi possa dare un passaggio, ma non è così, perché chiaramente è impegnato alla sua vita. Penso a Rudy Slatan, no, neanche lui, anche perché poi abita dall'altra parte di Roma, sto coro cristiano, quindi non si può fare. Sento gli amici in zona, posso pure morire. E quindi, dopo essermi fatto lasciare da Pablo Giallorosso ad una fermata del treno, salgo le scalette e non so se avete presente la sensazione quando andate a prendere il treno, voi potete sperare, dai, speriamo che arrivi presto. E possono succedere due cose: o vi dice bene o vi dice male. Ecco, nel mio caso, se te deve di male, te dice malissimo. Erano le 20 e 22 nel momento in cui sono arrivato in quella stazione lì. Il treno sarebbe arrivato alle 20 e 54. Quindi mezz'ora d'attesa in cui, cioè, tu dici, io mi voglio sparare perché non è possibile. Fortunatamente quella santa della mia fidanzata mi ha chiamato, siamo stati al telefono un pochino, un po' tanto in realtà, ma meglio così perché mi ha fatto compagnia, finché non sono sceso dal treno. Poi c'è stato un momento in cui ci siamo salutati e va bene così. Mi ero quasi illuso, pensate, che lo 036 arrivasse presto. Mi sbagliavo. Poi dopo un po' mi richiama, pensando che fossi arrivato a casa probabilmente, e no, ero ancora lì, esattamente dove mi aveva lasciato, alla stazione ad aspettare l'autobus. Pensate che un altro autobus vicino, lo 030, nel momento in cui sono sceso dal treno e sono arrivato lì al capolinea degli autobus, era lì, è partito, si è fatto tutto il suo percorso ed è ritornato prima che arrivasse questo famigerato 036. Io ve denuncio, ve odio con tutto me stesso, giù, veramente. Quindi io non voglio esagerare, ma l'autobus l'avrò aspettato non meno di un'ora, un'ora e mezza. E una volta preso, ricordo, c'è quel quarto d'ora in cui lui dalla stazione mi porta la fermata più vicina a casa. E poi gli ultimi 40 minuti.
la prima metà di questi 40 minuti me la sono fatta al telefono con la mia ragazza, che poverina stasera l'ho utilizzata come passatempo. In realtà, beh, siamo stati bene al telefono, meno male. La seconda metà mi si è scaricato il telefono. Cioè, tra l'altro, no, perché tu dici non bastava tutto quello che era, anche il telefono scarico, esattamente. Quindi sono rientrato finalmente a casa, avete visto l'ora, adesso sono le 23.04, devo ancora cenare, ho messo il telefono in carica perché era morto. Direi che una lavata devo anche darmela. Detto questo, ragazzuoli, io non so, spero francamente che questo intanto da tradizione sia l'unico video del genere di quest'anno solare. Ma spero anche che non da tradizione nel 2020 magari pio la patente. Eh no, perché se pio la patente può essere che non me la prendo più con i mezzi di Roma. Ah, lo so, sai.